Come faccio a rendere la carne di pecora tenerissima? Due consigli. 1. Prima di cuocerla, lasciala in dry brining per almeno 24 ore. 2. Cuocila per pochi minuti al lato a padella calda, lasciandola cruda all'interno. Più la cuoci, più diventa nasoletta. Io la salto con il sego di manzo per renderla ancora più succulenta e per aumentare la mia quota di grassi. Aggiungo un po' di sale a fine cottura e si vola! Piace anche a Crista!